vi dico due cose di me, così inquadriamo, perché purtroppo io avrò il compito arduo di riportare brutalmente il dibattito sulla Terra dopo la latissima esposizione di Barra Caracciolo, perché purtroppo io, vabbè, chi mi conosce lo sa, sono purtroppo un praticone e quindi in certi casi sono così, do l'apparenza di essere sciatto, però purtroppo devo avere, la mia natura, non posso fare altro. Per cui cosa succede? Chi sono io? Non sono un accademico, vengo dal business, ho iniziato a lavorare come fattorino in borsa, portando i fogliettini quando c'erano ancora i gesti nella borsa gridata. Dopodiché, per tutta una serie di fortune, minime abilità, ma tutto sommato anche fortune, la prima fra tutte è assolutamente prodromica a tutto il resto, è stato che è arrivato il mercato telematico, quindi io ero l'unico che sapeva accendere un computer in un mondo di persone che avevano tutt'altre competenze ottime, perché era della gente che sapeva leggerti negli occhi cosa volevi fare, no? Quindi nelle grida, però nel momento stesso in cui all'occhio si sostituiva lo schermo, tutto questo corpus di conoscenze diventava totalmente inutile ed era necessario avere qualcuno che sapesse spostare un interruttore, io lo sapevo fare. E quindi da lì poi dopo è partito una serie di miglioramenti di carriera che ho terminato come Managing Director responsabile dell'azionario Italia per Deutsche Bank, quindi al soldo del nemico, ma mi consolo pensando che in realtà gli sottraevo Bill con i miei stipendi, e quindi quello è stato più o meno la mia parte finale della carriera. Ho lavorato per 10 anni in Deutsche Bank come responsabile dell'azionario Italia. A quel punto cosa succede? Chi lavora in borsa prima o poi si trova di fronte a un momento abbastanza difficile, che è quello in cui la figlia chiede che cosa fai. E la domanda non era semplice, me la sono cavata dicendo: prevedo il futuro. Mia figlia a 3 anni l'ha trovato perfettamente plausibile, dice: ce ne parla con uno che prevede il futuro, no? Mondo di maghi, draghi, fate, cose di questo tipo, quello che prevede il futuro c'è sempre, dice: che bello, mio papà prevede il futuro. E sono contento. E quindi da qui arriviamo al titolo della mia relazione, che sono le aspettative. Le aspettative per chi opera in borsa sui mercati, quindi chi praticamente poi dopo va ad attuare le scelte o la produzione poi dopo sui mercati delle teorie economiche che possono essere assolutamente perfette, sa che in realtà l'aspettativa vince quantomeno sul breve periodo sulla teoria. Io posso anche avere una teoria economica assolutamente perfetta, dei conti assolutamente perfetti sul valore di un'azione, con metodi assolutamente ben calibrati, discounted cash flow e cose di questo tipo, ma se la gente la pensa diversa non c'è speranza. Per cui nel momento stesso in cui chi c'era fra di voi ha vissuto per esempio l'ultima, ahimè, gloriosa follia della borsa di Milano, vale a dire la bolla dei titoli internet, sapeva che in realtà lì ci si scontrava con un'evidenza. Allora, su tutti gli aspetti economici quella roba lì non stava in piedi, era carta straccia. Però se sulla base di queste considerazioni razionali, perché era vero che era carta straccia, uno avesse attuato l'operazione corretta, vale a dire posizionarsi al ribasso su questi titoli, sarebbe morto molto prima di ottenere ragione, perché magari chi di voi appunto non ha una formazione economica sa che c'è una minima differenza fra comprare un titolo e poi dopo avere torto, il titolo va a zero, si perde tutto. E vabbè, se io invece vendo allo scoperto un titolo, cioè vale a dire cerco di approfittare del ribasso di un titolo, la perdita è infinita, perché se io compro un titolo a 10 e questo titolo va a zero, ho perso 10. Se io vendo un titolo a 10 facendolo prestare, questo va a 100, perdo 90.
se va a 100.000 perdo qualsiasi cosa io possa immaginare di avere prima ancora di poi dopo postumamente ottenere ragione. Per cui cosa succede? Le aspettative sono fondamentali e quindi nel nostro obiettivo finale, perché uno deve lavorare per obiettivi, il mio motto è mutuato da Seneca ed è: il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare. Lui lo gira in passivo, cioè ignoranti quem fortum petat nullus sus ventus est, comunque non importa, il senso è quello. Il mio obiettivo è salvare la pelle, quindi voglio uscire dall'euro, perché so che sto andando a sbattere. E quindi, e questo ve lo spiega in maniera assolutamente mirabile Bagnai ogni giorno con una spiegazione che degna di altra causa, ma in ogni caso, quindi non sto lì a spiegare i motivi per cui noi stiamo andando a sbattere, li sapete già perché state leggendo a lui, e se non l'avete ancora fatto fatelo adesso, e leggete, comprate il suo libro e troverete tutte le spiegazioni. Io voglio invece scendere di un gradino, dico: che cosa devo fare? Devo fare una cosa differente da quello che la teoria economica mi insegna, non devo fare tante volte la cosa logica, devo fare delle cose subdole. Devo fregare il pittino. Devo fregare il pittino, vale a dire, devo attuare degli strumenti o delle gestioni tale per cui disattivo alcuni dei timori irrazionali che conducono poi al disastro. Perché io posso dire: ma cosa state facendo? State comprando dei titoli che sono carta straccia? Ma la gente non mi crede. E allora devo cercare, ho scoperto anch'io che l'altra volta dicevo delle cose sbagliate ai clienti, devo cercare di utilizzare qualsiasi tipo di strumento possibile per agevolare poi dopo l'uscita o quantomeno attutire la caduta, cominciando a dare gli aspetti semantici, vale a dire: noi sbagliamo a dire che dobbiamo uscire dall'euro. Non si esce da nessuna parte. Perché la gente ha paura di uscire, fa freddo fuori, c'è la guerra, c'è il disastro, sta in casa che sta bene. Noi dovremo entrare in un'area valutaria armonica. Togliamoci dalla testa di uscire dall'euro, noi entreremo in un'area valutaria armonica. Sentite come suona meglio, assicurante. Non si esce da lì. Altra cosa, dobbiamo disattivare, e qui purtroppo invece bisogna scrivere paper, tante idiozie che ci sono scritte. Perché loro sono molto bravi, loro intesi, gente che vuole andare contro i nostri interessi e portare avanti strutturalmente questo continuo latrocinio o quantomeno trasferimento enorme di ricchezza che sta avvenendo, che Baracca Racciolo ci ha delineato. Escono fuori i famosi studi dell'UBS, dove dice che senza nessun numero, niente, che uscendo dall'euro c'è 24.000 euro di costo per ciascuno. Ma no, sì, certo, 24.000 euro è il conto iniziale, no? Poi ci sono le rate e non solo, c'è la guerra civile. Quindi uno dice che, cioè, voglio pagare, cioè, mentre invece sto dentro, tutte le confutazioni, no, si puntano sul costo incredibile dell'uscita. Andiamo a dirglielo all'imprenditore che ha chiuso la fabbrica cos'è invece il premio del rimanere dentro. Abbiamo quanto tempo abbiamo perso col dividendo dell'euro? 700 miliardi, cifre ovviamente tirate totalmente a caso, no? Chi segue le nostre dispute su internet sa che facciamo di tutto, no, per smontarlo, però sono più bravi loro. Cioè a un certo punto uno ti dice 700 miliardi di dividendo dell'euro, benissimo, posso confutarglielo, ma la gente poi dopo non arriva in fondo alla storia. Tu devi dire: non me ne frega niente di quello che è stato dividendo dell'euro, è stato 700, sì, hai ragione, 1.400 miliardi, no? Non 700, 5.000. Ma adesso cos'è la nostra situazione? Da ora in poi abbiamo avuto dei tassi bassi, non ce li abbiamo più,
abbiamo avuto l'occupazione, non c'è più. Cos'è ora? Quindi attualizzare assolutamente i temi, perché se cominciamo ad andare a vedere sul passato, le statistiche possono essere tirate in tutte le maniere, per cui da quel lato lì sarà opportuno. E per cui bisogna tirare fuori dei dati. Una delle cose principali sulla gestione delle aspettative sta nella distruzione economica che si avrebbe in caso di uscita dall'euro. Ora, dato che abbiamo avuto uno shock di mercato preciso, in realtà noi dobbiamo sapere che qualsiasi cosa succederà, e non sarà una passeggiata, per carità, cioè, anche l'uscita dal grembo materno è abbastanza traumatica, però poi dopo si inizia un'allegra vita. Buona parte della distruzione, del disruptor che c'è stata sui mercati è già avvenuta. E quindi, quando noi consideriamo gli studi che ti mettono davanti, hanno tutti un errore di fondo, partono da un presupposto integro. Lo studio è calcolato su un mondo, diciamo, 2006, ancora che non si era svegliato dal suo fogno, no? E a quel punto lì che cosa succede? Io, se nel 2006 improvvisamente mi dicono domani torno alla lira, sì, lì c'è disruption, perché a un certo punto io, che avevo bello felice i miei titoli di Stato valutati a 100, comincio a venderli tutti, io per comprare dei titoli tedeschi cerco di mettere in salvo i miei depositi, il mio capitale. E beh ragazzi, ma lo spread è stato solo ed esclusivamente un'enorme fuga di capitali che è già avvenuta, perché nel momento stesso in cui io vendo un titolo di Stato italiano per acquistare un titolo di Stato tedesco, dando quindi origine allo spread, ho in maniera sintetica esportato dei capitali. Ho venduto, ho messo ho fatto quella fuga, no, di capitali che la gente teme e che dicono che succederà mettendo in ginocchio il paese in caso di annuncio di ritorno alla lira. Ma signori, lo spread, quello che noi consideriamo sempre, no, questi 400 punti, no, che dicono spread, è uno spread annuale calcolato su un titolo di Stato decennale. Quindi significa che la differenza fra il BTP italiano e il Bund tedesco non sono 400 punti che è il 4%, ma 40%. Per cui, se penso che alla fine finisce questa follia e tutte e due tornano a 100, nel momento stesso in cui noi dovessimo uscire dall'euro, ma l'Italia svaluta, quindi dall'altra parte hanno degli ottimi marchi tedeschi oppure euro o quello che avranno, e dall'altra parte c'è la schifosa lira puzzolente fredda, ma nel momento stesso in cui noi svalutiamo del 20%, come suppongo che dovrebbe succedere, io non ho particolare convenienza oggi a vendere un BTP per comprare un Bund, perché già c'è stata questa svalutazione e con in più già dell'overshooting. Per cui quello che è successo dal punto di vista dei titoli, del debito e così via, tipo, è già quasi tutto successo. Certo, c'è il bot. Attenzione, far capire alla gente che devono vendere un bot, no, per riuscire a salvarlo, cosa ce ne frega? In ogni caso non stiamo parlando di cose che cambieranno la situazione. Tutto il resto della ricchezza finanziaria è in gran parte o in beni reali, vale a dire, se io ho delle azioni non mi interessa minimamente uscire dall'euro, anzi potrebbe essere un asset molto conveniente. Io ho un'azione di una società che esporta, aspetta solo quello, cioè chi non si compra, non so, delle azioni Safilo, per dire, nel momento stesso in cui sapesse che noi usciamo dall'euro, o le Fiat, quindi figurarsi. Gli asset delle banche nel momento stesso in cui noi usciamo dall'euro in gran parte sono bilanciati, perché è ovvio che se noi ridenominiamo tutti i contratti in euro, da una parte abbiamo delle fonti, dall'altra parte abbiamo degli impieghi, che se ambedue vengono ridenominati avremo sì da una parte il mutuo che la banca sperava di incassare in euro invece incasserà in lire, dall'altra parte però invece abbiamo delle obbligazioni che la banca doveva onorare in euro, che onorerà in lire, per cui sarà molto minore
di quello temuto, la disruption sulle banche. In ogni caso abbiamo già visto cosa è successo all'estero, senza bisogno di cambiare nessuna moneta, e quindi gli interventi poi dopo statali per gestire la transizione sono assolutamente fattibili. Per il resto rimangono delle quote di depositi bancari che sono 640 miliardi, che sono una grande cifra, ma perché poi c'è il risparmio postale, dice il risparmio postale, temo la fuga dal risparmio postale, figurarsi. Allora, ma anche sulla parte bancaria, buona parte dei depositi bancari sono, che costituiscono sì una grande cifra in totale, ma in realtà singolarmente presi sono piccoli, e non credo che la gente diventerà matta a fare il gran prelievo dei 1000 euro o dei 400 euro che ha sul conto per tutelarlo dall'uscita dall'euro, no? Nel momento stesso in cui dovessimo passare su via. E anche se fosse, almeno per la transizione, un minimo di capital control male non fa, perché ricordiamo che il problema grosso si ha quando fai male tu. Quello che dico io sempre è: c'è una grossa differenza nei fallimenti. Tu vai male quando sei l'unico che fallisce e tutti vanno bene. Se va tutto a carte 48, chi se ne frega, va benissimo. A quel punto che cosa succede? Nel momento stesso in cui il capital control è generalizzato, nessuno si lamenta del fatto di avere limitato il prelievo dal proprio conto corrente, di non poter fare, perché si sa che erga omnes, non è uno. Quindi in ogni caso è controllabile. Ma l'ultima idea che voglio darvi è una cosa subdola, vale a dire, noi abbiamo paura. Sì, mi dicono, certo, nel 92 abbiamo svalutato, non c'è stata la svalutazione, non c'è stata l'inflazione, così questo tipo. Va bene, ma questo è differente, perché abbiamo questa moneta, e cambiare la moneta sarà una cosa complicatissima, distruttiva e cose di questo tipo. E quindi qui comincio ad alzare la palla poi dopo per l'intervento di Fantacci. Vedo in aula un mio studente, che è Alessandro Iasi, che ha elaborato un lavoro che dopo, se volete, ve lo ho a disposizione, su una maniera subdola di cominciare a introdurre fintamente un'altra moneta. Perché se noi, senza dire niente a nessuno, senza far capire che lo stiamo facendo, mettiamo in circolazione una moneta parallela, facciamo lo stesso sistema prudente del camionista che mette due ruote sulla sale, poi ne buca una, il camion va avanti, perché c'è già quell'altra. Noi abbiamo dimenticato tante volte cos'è che dà valore a una moneta, vale a dire il pagamento delle imposte. La moneta è tale in cui con questa moneta tu ci paghi le tasse, altrimenti mi invento qualcosa. Noi abbiamo già avuto fino adesso l'ottimo ministro Passera che dice: ah, che bello, i vostri 90 miliardi di crediti che hanno le imprese, no? Ve li pago con i BTP, con i titoli di Stato. È furbo, certo, che paga adesso e poi dopo, quindi significa con della roba che lui fisicamente dovrà pagare invece fra tot anni, no? Benissimo. Sfruttando questa cosa, invece, noi si può dire: sì, magari pagaceli con i titoli di Stato, ma accettali anche i titoli di Stato per il pagamento delle imposte. Perché se da una parte tu me li paghi, io dall'altra parte ovviamente te li devo accettare, almeno per piccola parte. E non solo, grazie all'idea di un geniale varesino che è tale Cattaneo, che probabilmente conoscerete su questi schermi, si può utilizzare anche in ottica lavorativa, vale a dire che piace molto al Pittino, vale a dire dobbiamo diminuire il cuneo fiscale, per cui noi cosa facciamo? Per diminuire il cuneo fiscale diamo al lavoratore, solo a lui, quindi al lavoratore e all'impresa, questo sconto, diciamo, del 10, del 20% del cuneo fiscale sotto forma di crediti fiscali esigibili da quei due anni, una specie di CTZ per intendersi, no? Allora a quel punto cosa succede? Succede che avremmo il lavoratore che ha un costo aziendale di 1000 e un incasso al momento di 500, che avrebbe 200 in più in busta paga, oltre 500 del lavoro, avrebbe 100 lui e 100 l'impresa di crediti fiscali con cui potrà pagare le tasse fra due anni. Questi soldi, che cominciano a diventare tanti, perché immaginate un 10% delle retribuzioni, no? In giro sotto forma di crediti fiscali, a questo punto diventerebbero spendibili.
Perché si crea un mercato parallelo, no? E sono garantiti dal pagamento delle tasse future, quindi io avrò, dal punto di vista della contabilità nazionale, un calo del gettito fra 2 anni, perché parte del gettito verrebbe sostituito dall'incasso di questo credito fiscale, no? Ma noi nel momento non lo vediamo, a noi non ci interessa, di qui a 2 anni avremo già fatto quello che dovevamo fare. Però, cosa succede? Al momento cominceremo ad avere in circolazione dei titoli di Stato che potremmo anche diciamo, fare a taglio minimo, perché il fatto che sia 1000 euro il minimo taglio del titolo di Stato è assolutamente convenzionale, noi lo facciamo un pochettino più piccino, 100, 50, poi facciamo 50 e li facciamo arancioni, i 10 li facciamo rossi, e così via. E a quel punto che cosa succede? Potremmo ottenere una circolazione parallela di titoli di debito accettati dallo Stato per il pagamento delle tasse, e quindi avremo una moneta di 3 lettere che abbiamo già, che si chiama BOT, con cui in maniera assolutamente subdola allora abbiamo introdotto poi dopo una parallel currency, la cui teoria ci verrà invece detta davvero, io scherzo ovviamente, però la butto lì, da Fantacci, che invece lui ci studia davvero su queste cose, non fa più fuori come me, ma dall'altra parte abitueremo le persone al sistema di pagamento tale per cui questa paura irrazionale, che è quella di dire, caspita, studio di Eichengren del 2007, disastro se si cambia moneta perché le macchine rimangono chiuse nei parcheggi. Follia! E questo è uno dei più grandi economisti del mondo, eh? Studio 2007 del Percapo Euroarea, dove dice: nel momento stesso in cui c'è il cambio di moneta nell'area euro succederà un disastro, perché tutto deve essere riprogrammato, e nel giorno del changeover le macchine vengono chiuse nei parcheggi che non accettano più il pagamento della vecchia moneta. Sei fuori! Allora, comunque, se in ogni caso la cultura è questa qua, allora va bene, noi la disattiviamo come? Facendo funzionare i parcheggi ben in anticipo con un bel botto di metallo, no? E quando va dentro, e poi possiamo anche smaterializzarlo, facciamo una carta, no? Vediamo un po' quello che vogliamo fare. E, parlavo con un mio amico che lavora per SIA, no? Vale a dire per Cartasì, dice che loro potrebbero tranquillamente gestire domani una valuta inventata, no? Di un qualsiasi tipo, no? e poterla gestire in quel momento dal punto di vista elettronico. Per cui quello che vi voglio lasciare come messaggio finale è: abbiamo un vantaggio competitivo nei confronti degli altri, vale a dire gli altri sono organizzati e non hanno la casta corruzione brutto. Ma noi, secondo me, volendo, siamo più fantasiosi, per cui non c'è bisogno di scontrarli sul loro terreno. Troviamo delle maniere alternative e gestiamo le aspettative in modo tale da riuscire ad arrivare al risultato, perché quello che ci conta è il risultato, non come ci arriviamo.